Toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te, le più ostinate malinconie. Magari toccasse a me esperienze e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa, puoi fidarti a lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà, magari. Magari toccassi a me di quella felicità, magari. Saprò aspettare te domani e poi domani e poi domani. Io come un'ombra ti seguirò, la tenerò. È un talento mio, non ti deluderò, la giusta distanza io sarò come tu mi vuoi, ho un certo mestiere anch'io, mi provo. Cameriere, all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire, magari. Conoscessi, certo che non mi negheresti due ali, che è un gran disordine nella mente e solo tu mi potrai guarire, rimani. Io sono pronto a fermarmi qui, cielo vuole così, prendimi al volo e poi non farmi cadere più da questa altezza, sai, non ci si salva mai, mi ami, magari, mi ami. Tonno, Tunnus tinnum, è un pesce di grossa taglia. Appartiene alla famiglia degli sgomberoidi.
Il suo corpo è robusto e fusiforme. In genere gli esemplari più comuni raggiungono una lunghezza di 2 metri. Coperto da piccole squame, ha pinne dorsali separate, pettorali corte e circa 8-10 pinnule su tutto il corpo. Predilige acque temperate e subtropicali. La tonnara è dotata, dal lato di arrivo dei tonni, di una lunga rete, codardo, con la funzione di indirizzare nuovamente i tonni verso il pedale e quindi la bocca. Sempre dallo stesso lato della bocca ci sono altre 2 camere. Un giarrato di levanti. Camere di levanti. Dal lato opposto troviamo altre 3 camere. Un giarrato di ponenti. Bordonaro. Picciolo. E camere della motte. L'unica camera ad avere come fondo una rete, la culica, dove aveva luogo il rito suggestivo della mattanza. La flotta impiegata per la pesca si disponeva secondo uno schema fisso. La barca Bordonaro stazionava tra l'ingiarrato di ponente e il Bordonaro. La Porta Chiara tra il Bordonaro e il Picciolo. La Gabbanella stava di guardia dentro la culica. La Gallo si muoveva fuori dalla tonnara in appoggio alle altre barche, mentre la Porta Chiarella dava il cambio a quelle all'interno. La Cirenaica e il Mamma Mia fungevano da supporto logistico, mentre il Velella era impiegato come barca da traino. Per la mattanza venivano disposti 3 palischermi. Dal Caporais si reggeva l'estremità della culica, mentre il Sant'Andrea e il San Giovanni si alternavano all'occorrenza nella levata, l'operazione di raccolta della culica. A bordo della Muciara, agile e maneggevole barca, il Rais dirigeva e controllava tutte le fasi della pesca, dalla posa delle reti, alla mattanza ed infine per il ricovero delle attrezzature nei depositi. Il Rais guidava la ciurma di mare, 2 dozzine di marinai di lenza, 16 marinai di 3/4 di parte e 9 di mezza parte, 8 faratici, 3 uomini sul motoscafo, 4 lancieri, 4 guardiani. I tonni all'interno delle camere, mantenendo la direzione del loro percorso migratorio, giungevano nella camera della morte impiegando anche diverse ore. Thank you.
come lei.